Benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo il tagliando alla Panda Twin Air Natural Power 900. Sostituiremo quindi l'olio e tutti i filtri, ma soprattutto le candele. Nello specifico filtro aria, filtro abitacolo, filtro olio. Olio secondo specifiche di questo motore, ovvero 030 C2, e delle candele all'iridio. Sono NGK a quelle che monta Fiat. Procediamo allora con il lavoro, ma prima come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e attivare la campanellina per non perdervi sempre nuovi video. Per quanto riguarda l'olio voglio fare una piccola precisazione, vi lascio qui l'immagine del mio libretto di uso e manutenzione che indica un 540 C3. Tuttavia in quest'altra immagine potete vedere un richiamo da parte di Fiat fatto nel 2018 in cui specifica di utilizzare lo 030 C2. Questo perché hanno riscontrato un problemino appena si accende l'auto. Infatti in tantissime, a me è anche capitato, a freddo parte a un cilindro solo, tant'è che borbotta, accelerando ovviamente la centralina va in protezione e non supera 3000 giri, per poi stabilizzarsi definitivamente dopo un paio di minuti nel momento in cui si riscalda. Il problema è sostanzialmente nelle valvole, che a freddo hanno bisogno di un olio molto liquido per poter funzionare come si deve. Ed ecco che una volta facevo il tagliando con un 540 come prescritto dal mio libretto d'uso e manutenzione e mi è capitato qualche volta che succedesse questo problema, soprattutto in inverno o in giornate particolarmente fredde. Da quando ho iniziato ad utilizzare un 030 non ho avuto più di questi problemi, ma ricordo come sempre che ciascun motore funziona con un suo olio di gradazione specifica che va scelta in base a tantissimi fattori, quindi se ne consuma, se non ne consuma, come lavora a freddo, come lavora a caldo, se la macchina viene usata soprattutto in climi freddi o in climi caldi, se al cambio dell'olio ci sono limature o incrostazioni varie e così via. Quindi io sto dicendo che per il mio motore mi trovo bene con questo tipo di olio, ma ovviamente anche con lo stesso modello di auto può cambiare il tipo.
lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Sweet and spice, throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. And the spell will take effect. Under the moonlight, stand close to my side. We're burning so bright. Oh, oh, oh. Feel the devotion, follow the signs. With this emotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is cooking. I got what you want.
me. La copertura in plastica qua tramite i suoi 6 bulloni e ora andiamo a scaricare l'olio andando a svitare questo con una chiave da 17. Inseriamo come sempre la nuova rondella in rame o in alluminio che funge da guarnizione. Diamo una pulita e rimontiamo il bullone di scarico. Walking alone, so
streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Tempo fa avevo fatto un video in cui andavo a spiegare come effettuare varie misurazioni con il tester per capire lo stato delle nostre batterie. Se ve lo siete persi, ve lo lascio qui sotto il link in descrizione nella I in alto a destra. Comunque avevamo notato che la batteria della Panda era quasi a fine vita. Quindi con l'occasione del tagliando andiamo a sostituirla con una Varta 152A. Thank you.
Concludiamo il video andando a riempire la coppa con l'olio nuovo. La capacità totale da libretto è 3,2 litri sostituendo il filtro. Ovviamente ricordiamoci di effettuare l'operazione su un piano. Quindi procediamo a mettere 2 litri e mezzo di olio e poi aggiungiamone piano piano controllando il livello con la stina. Ne inseriamo finché il livello sulla stina non si porta a circa 3 quarti. Successivamente procediamo ad accendere l'auto e la lasciamo accesa per qualche minuto, in modo che l'olio si metta in circolo. Spegniamo l'auto e attendiamo un paio di minuti che l'olio si assesti nella coppa. A questo punto possiamo controllare il livello sulla stina e rabboccare. Mi raccomando, mai e dico mai riempire l'olio fino al livello massimo. È perfetto quando il livello indica i 3/4. Questo perché nei motori turbo e come questo i bicilindrici tenderanno ad aspirarne e non è assolutamente un bene, anzi faremo danni. Quindi ricordiamoci, il livello dell'olio non oltre i 3/4. Bene, questo video finisce qui, lasciate un like come sempre e iscrivetevi al canale per supportarci e attivate la campanellina per rimanere costantemente aggiornati. Inoltre trovate in descrizione il link del profilo Instagram in cui pubblico sempre nuovi video e contenuti extra. Grazie e alla prossima!